Non possiamo tacere. I cattolici sono chiamati a prendere coscienza del loro ruolo nella società e a impegnarsi per il bene comune, un bene troppo spesso in secondo piano, almeno a osservare quanto propone oggi la cronaca politica. Da qui l'urgenza, come ha più volte richiamato il Papa, di una presenza in prima linea dei cattolici. Fa parte della nuova evangelizzazione riscoprire la dottrina sociale che ha come fonte da una parte la rivelazione ma anche la ragione umana, che quindi può veramente essere un elemento importante nella nostra epoca. Venezia e Milano, due città storicamente e pastoralmente strategiche per l'Italia, hanno deciso di non stare a guardare. E così questa mattina, nel salone della Curia Arcivescovile milanese, è stata inaugurata la quinta edizione della Scuola di Formazione Sociale e Politica per Giovani. Date a Cesare quel che è di Cesare. Al centro, dunque, i giovani e il loro percorso formativo. Non esiste problema di costruire la civiltà ad ispirazione cristiana. Esiste il problema di agire cristianamente a tutti i livelli, sapendo che la logica della testimonianza non si sposa con l'obbligo del successo. Barra dritta dunque sui valori non negoziabili e sulla dottrina sociale della Chiesa da secoli, riferimento imprescindibile dell'agire nella società da parte dei cattolici. A Venezia, come a Milano, alla scuola di formazione, all'impegno sociale e politico della diocesi, questo lo sanno bene, e così hanno deciso di puntare su due filoni, uno basato sull'approfondimento appunto della dottrina sociale della Chiesa, l'altro sulla cultura politica espressa dal movimento cattolico.